Ed ora abbiamo in studio Rubina Forin del WISP, uno degli organizzatori dell'evento Bambini in Piazza per la Salute, che si è svolto ieri in 4 città italiane per la giornata mondiale contro l'obesità. Ciao Rubina. Ciao. Tra le città c'era anche Genova. Questo frisbee che avete donato ieri a tutti i partecipanti è il simbolo della manifestazione. Che significato ha? Questo frisbee è il simbolo della manifestazione che c'è stata sabato in 4 città italiane, Parma, Messina, Genova e Napoli. E questo frisbee è il simbolo, diciamo, del movimento, dello sport, dell'aria aperta. E abbiamo deciso di usarlo come gadget da dare ai ragazzi, ai bambini che sono venuti con le famiglie alla nostra postazione per avere informazioni e consigli sull'alimentazione e sullo sport. Che attività avete organizzato con la Porta Antico con i bambini e le loro famiglie per sensibilizzarli su uno stile di vita sano? Allora, insieme ai nostri istruttori abbiamo cercato di far conoscere quelli che sono giochi semplici, giochi tradizionali come il pampano, dei percorsi motori, e poi abbiamo anche, diciamo, illustrato un vademecum, un piccolo libricino che dà consigli e istruzioni per come migliorare l'alimentazione e il movimento. Questi consigli si possono trovare sul sito dell'altra associazione partner che ha partecipato all'evento, che è la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che insieme anche al Gaslini è stata parte di questa manifestazione che c'è stata sabato. La tendenza al sovrappeso negli ultimi anni è cresciuta in maniera allarmante in Italia e nel mondo. Per quanto riguarda l'alimentazione, che consigli daresti ai giovani? Allora, innanzitutto secondo me è molto importante non saltare la colazione la mattina, anche se a volte si tende a non farlo perché uno vuole dormire un po' di più, però è uno dei passi principali, se non il principale. Poi fare degli spuntini, magari con un frutto a metà mattina, a metà pomeriggio, e bere acqua, almeno 2 litri d'acqua al giorno, che è importante. Uno dei vostri motti è ogni movimento conta, e voi ieri avete dato anche dei suggerimenti per attrezzare una palestra in casa. Li dai anche a noi? Sì, certo. Allora, pensiamo un po' proprio la casa come la nostra palestra, quindi dalla semplicità di non prendere l'ascensore ma fare le scale. Oppure si vuole fare della palestra, proprio con degli attrezzi, utilizzare una sedia per fare delle flessioni, magari appoggiata al muro così non rischiamo di farci del male, oppure usare il bastone della scopa come bilanciere per fare delle torsioni, o se si vogliono fare pesi, usare le bottiglie dell'acqua che abbiamo a casa senza quindi avere necessità di comprarli. Quali sono i giochi da praticare a casa e all'aperto per sconfiggere la sedentarietà in un periodo in cui tutti siamo troppo davanti ai cellulari? Nascondino, la caccia al tesoro, giochi come il salto della corda, e poi anche dare una mano ai genitori, aiutare anche nelle faccende domestiche, così uno si muove, dà una mano e quindi fa attività motoria. Grazie mille Rubina. Grazie a voi per avermi invitato.